notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ma al telefono abbiamo uno dei miei salvatori di questi ultimi esatto. 2 anni. Al telefono abbiamo il prof di fisica più famoso d'Italia, Vincenzo Schettini. Pronto? Pronto, eccomi qua, buongiorno. Ciao, buongiorno Vincenzo. Senti, tu sei il salvatore della patria, perché abbiamo Joe che ha il ragazzo che c'ha 4 di fisica. Esatto. E viene a cercare te, hai capito? Esatto. Ecco, io non so se ti senti più responsabile o colpevole. Responsabile nel senso positivo. Che succede? È così difficile la fisica? No, guardate, in realtà se lo chiedete a me no, vi risponderei di no, non è difficile, cioè i concetti base sono semplici, dovrebbero essere spiegati in maniera semplice, però fa paura perché la fisica si nutre anche di matematica, quindi questa associazione non piace agli studenti, no. Prima battuta. Esatto. Senti, ma qual è il segreto del tuo successo, a parte il fatto che sei molto simpatico? Lo viene raccontato. No, però secondo te qual è stato il segreto del tuo successo? Perché in effetti ormai sei una star. Qual è la chiave? Del web e una star anche dell'insegnamento. Certo, allora intanto il mio segreto è che sono bellissimo. Esatto. Ma è vero, molte radioascoltatrici hanno scritto dicendo quello, cioè, quindi prima di tutto dicevo questo. Poi sicuramente spiego in maniera molto semplice, ma questo, ripeto, mi viene naturale, cioè io quando spiego la fisica utilizzo concetti, parole, costrutti della lingua italiana semplici e arrivano ai ragazzi, colpiscono la loro... Sì, però già mi dici costrutti, hai capito? Non dici bro, ciao bro, mi dici costrutti, è già la roba un po' elevata. Esatto, anche perché tra l'altro, guardate, il ciao bro appartiene alla generazione dei giovani, no? Sì. Molti mi dicono, no, ma tu sei bravo, arrivi ai giovani perché parli il loro linguaggio. Io ho sempre sottolineato che questa cosa non è vera. Io non parlo il linguaggio dei giovani, cioè non è che mi adatto alla loro lingua, io sono semplicemente chiaro per loro. E loro sono contenti, in questa chiarezza trovano soddisfazione, dicono... Ah, ok, perfetto, ho capito. Quello che mi succede in YouTube, loro commentano dicendomi, prof, che bello, ho visto la sua lezione, finalmente ho capito. Ma io non l'ho spiegata con il loro linguaggio. Quindi attenzione, questa è una cosa molto importante. Sì, perché bisogna cercare di non cadere nella troppa semplificazione, perché sennò si rischia di sminuire l'importanza dell'argomento. Sicuramente non semplificare troppo, ma contemporaneamente non mettersi troppo sul podio o comunque sull'altare, capito? Facendo un tipo di trattazione così astratta, così matematica, così in fisichese, che poi la persona immediatamente scollega il cervello, dicendo un attimo, io già mi sono perso. Senti, io comunque sono perso, è problematico. Senti, certo. Vincenzo, io comunque, anche soltanto per farti piacere, un piacere personale, immagino che questo ti farà godere parecchio, io di fisica 2 all'università ho preso 26, non è caspita. Male. Bravo, la fisica 2 che hai fatto? Ingegneria, che hai fatto? Allora, scienza dei materiali, però ad oggi non farmi domande perché ho ovviamente rimosso tutto, quindi... va bene. Senti Vincenzo, ma i tuoi studenti che fanno? Vanno in giro a spacciarsi, oh ma io ho Schettini come professore, cioè, com'è cambiato il rapporto con loro? E il rapporto è cambiato che i loro amici non ci credono che sono il loro professore e allora loro, per dimostrare che io sono il loro professore, fanno i video, cioè gli mandano i video in classe con me, gli dicono prof, possiamo fare un video per il mio amico, che ne so, Fabrizio, così lo saluta, io lo saluto e dice finalmente ci ha creduto che lei è il mio prof. Senti, leggevo un'intervista che hai rilasciato alla stampa, per staccarci un pochino dalla fisica e da quella che è la tua materia, no? Grande appassionato di Dario Argento, Profondo Rosso, leggevo, sei riuscito ad andare in piazza CLN a Torino, visto che è il cuore del film? È uno dei set? L'hanno promesso stasera, quindi io stasera sarò in quella piazza, perché io adoro Profondo Rosso e quindi devo assolutamente visitare anche la casa, il palazzo, la villa del bambino urlante, no ragazzi? Sì. Poi tra l'altro Torino è la città del mistero, cioè io sono molto molto legato e sono stato qui a Torino anni fa, parecchi anni fa, per un concerto con il mio gruppo gospel, voi ricorderete, io sono anche musicista. Esatto, sì, abbiamo visto un bellissimo video che hai fatto al Teatro Colosseo di presentazione dell'evento di oggi con un violino in mano. Esatto, sì. Parlante, che poi oggi parlerò non solo di fisica ma anche di musica, perché è una cosa importante far rendere conto ai ragazzi, innanzitutto gli studenti, che la cultura è universale. Leonardo da Vinci non era tale perché era un genio, Leonardo da Vinci era tale perché si è talmente incuriosito nei confronti delle varie
scienze che ha cominciato a collegarle tutte insieme. Cioè, questa è la genialità, è il fatto di esplorare la conoscenza e di dire guarda che bella sta cosa, comprendo quest'altra perché capisco questa, è l'esplorazione, no? È la curiosità, e allora nasce quello che noi chiamiamo genio. Einstein che ha detto una Einstein, appunto, sosteneva che appunto intelligente non è chi conoscesse di più di altri, non è chi aveva appunto il dono della conoscenza, ma in realtà chi immaginava, chi aveva la capacità di immaginare, di aprire la mente. Esattamente, tra l'altro Einstein era famoso per i suoi esperimenti mentali. Cioè Einstein ha costruito le maggiori teorie facendo delle ipotesi di esperimenti, no? E questo lo portava avanti, lo portava a spingersi anche da un punto di vista matematico nel comprendere come funziona l'universo. Quindi vedete com'è importante immaginare, e purtroppo a scuola questa fase non la si sviluppa, perché si è ancora ancorati a fare il programma, fare la lezione. Io ti dico, tu ascolti, tu ti stai zitto, io parlo, non funziona così. Non funziona, c'è uno scambio, una crescita reciproca, io credo. Quindi ricordiamo che oggi sarai al Teatro Colosseo. Tra poco, stamattina incontrerai gli studenti, e oggi pomeriggio 17:45 al Colosseo, invece, per tutti quanti uno spettacolo esaurito, che purtroppo non per te, ma per chi avrebbe voluto partecipare oggi, è sold out. Esatto. Io comunque volevo dire una cosa a tutti in ascolto, cioè voglio dire, affacciatevi magari un attimo dopo, che ne so, 17:45, perché io amo incontrare la gente. Cioè, io, guardate, ormai vengo fermato dappertutto, veramente dappertutto. Sono stato anche fermato nel bagno di non vogliamo sapere altro. No, non andare in particolari, perché questa è bellissima. State immaginando una cosa sbagliata. C'era una tenda di beduini in pieno deserto. Sono stato fermato nel bagno da un italiano che diceva: possiamo farci un selfie? Ho detto: io, scusa, proprio qua. Usciamo con i cammelli fuori. Non ho capito. Era orrendo, però la tenda dei beduini, cioè, non me lo sarei mai aspettato. Bello. Esatto. Ma tu pensa a lui come potrà spacciare questa foto? Pensa che ho incontrato la foto con il professor Schettini nel bagno dei beduini. Cioè, ragazzi, in bocca al lupo, Vincenzo, presto. Ciao, 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 ciao. GRP.